Bella a tutti ragazzi, qui è Trollfa che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo video su Clash of Clans. Torno portandovi una disposizione che mi avete chiesto davvero, davvero in tanti. Disposizione per la Clan War, quindi date un'occhiata al video della My Clan Wars per vedere come si è comportata questa disposizione, se volete maggiori informazioni. Quindi secondo me serve anche bene per diciamo dare un occhio a com'è questa disposizione, come lavora, eccetera. Però oggi naturalmente il video è fatto apposta per spiegarvelo, dunque quello lì serve essenzialmente se avete dei dubbi o robe del genere. Vabbè, andiamo a dare un'occhiata alla nostra disposizione, che ho modificato rispetto a questa Clan Wars. Gli ho dato un'altra modifica, continuerò a modificarla man mano. E questo naturalmente perché devo cercare la migliore soluzione per renderla effettivamente una buona base. Questa è la mia base in tutto il suo splendore. Beh, innanzitutto vediamo che è molto molto espansa, cioè molto vasta. Municipio direi quasi al centro. Il lato presumibilmente più debole da attaccare è questo, infatti spesso attacchi terra me li fanno da questa parte, così come gli attacchi dei draghi. E è una base in cui fare il 100% è difficilissimo, davvero è una cosa molto ma molto ma molto complicata. Beh, diamo un'occhiata a quelli che sono, che è a disposizione, che sono i pro, che sono i contro, perché alla fine è questo che interessa. E diamo un'occhiata anche appunto a tutti gli aspetti di questa base. Anzitutto vedete che gli edifici esterni sono davvero pochi. Abbiamo questi accampamenti che comunque sono quasi protetti, attacchi di barbari sono protetti, questi due estrattori e questa miniera, scusate. Qui abbiamo due depositi, sì certo, due estrattori e due miniere ancora molto ben protetti. Nonostante stiano fuori, comunque non è facile fargli buttarli giù. E poi abbiamo da questa parte due caserme e abbiamo il nostro laboratorio qui. Questi sono, a parte anche questi edifici più in alto, sono gli unici edifici che abbiamo a esterni alle disposizioni. Poi tutto il resto è interno alle mura, quindi già quello è un lato positivo. La cosa su cui gioca maggiormente la mia disposizione, quindi su cui fa leva, che risulta una tra gli aspetti principali, è che il castello, vedete, non può essere fatto uscire con truppe senza usare spaccamuro o comunque giganti. Truppe che si avvicinino alle mura devono anche entrarci nelle mura, dunque vi assicuro che non è semplice. Non è semplice anche perché mi hanno fatto degli attacchi e si sganciano dagli spaccamuri da questo lato qui dove c'è l'accampamento. Scusate, ma faccio un po' fatica. Ecco, da questo lato qui dove c'è l'accampamento. Cacchio, ho fatto Zeus, porco. Più o meno da qui gli spaccamuro vanno su questi muri qua e non su questi. Non so benissimo le meccaniche, ma perché credo che la casetta del costruttore è più vicina a questo muro rispetto a quanto questo deposito lo sia a questo. Dunque gli spaccamuro vanno qua. E una volta che spaccano qua, ai giganti non serve a nulla, perché lo scopo è che entrino a distruggere qua. Non riuscirebbero comunque a buttare giù a raggiungere le difese, scusate, a far uscire il castello. Dunque è difficile, è difficile, è difficile. Altra cosa positiva è che anche se usassero degli spaccamuro, dei deumatori, scusate, da questa parte, non uscirebbero se li usassero da questo lato qua, perché come potete vedere cannone, torre dello stregone e altro cannone non sono raggiunti dal castello, dunque anche i domatori sarebbero quasi inutili. Poi naturalmente se parliamo di un altro lato, certo non si può avere la copertura totale, dunque avere il castello dalla propria è già un lato molto positivo. Abbiamo le difese aeree molto centrali e una qui che serve a proteggere tutta questa zona qua, copre tutta la disposizione, anche questa. Abbiamo i mortai qua per evitare attacchi di terra su questo lato, comunque truppe che sfondino. E abbiamo altri due mortai qua che hanno lo stesso compito alla fine,
Torre dello Stregone, ben vicino al municipio, e Tesla da questa parte, che comunque coprono anche il municipio e senza problemi, dunque hanno il loro scopo. Qui abbiamo il Re Barbaro e qui abbiamo la Tesla Occulta. Re Barbaro e Tesla Occulta avvicinati da una bomba gigante, in maniera tale che se sganciano dei domatori da questo lato, o comunque li sganciano da qua, devono raggiungere la Tesla e saltano davvero per aria, come è successo in un attacco, se volete date un'occhiata al video. Come vi ho già detto, l'attacco viene spesso effettuato da questo lato, perché anche voi immagino che come lato più debole vediate appunto questo da quella, questo qua appunto, quello da questa parte. Infatti ci sono solo due strisce di mura per raggiungere il municipio, ma nonostante ciò abbiamo Torri degli Arcieri, abbiamo Torre dello Stregone, abbiamo due bombe giganti che fanno saltare in aria qualsiasi mago o qualsiasi cosa nei paraggi, abbiamo trappola degli scheletri che attirano gli scheletri, abbiamo una Torre dello Stregone, trappola a scatto e due cannoni, senza contare i depositi che hanno molta molta vita e quindi permettono di far perdere tempo all'avversario. E abbiamo anche le nostre Tesla Occulta e anche, vabbè, relativamente a Torre degli Arcieri e Mortaio. Dunque è protetto meno rispetto ad altre, cioè potrebbe risultare più protetto messo qua, ma comunque risulta molto molto ben sistemato, ecco, diciamo così. E inoltre tutte queste difese ci permettono di evitare che venga fatto maggior danno percentuale su questo lato, quindi farvi le tre stelle risulta quasi impossibile, soprattutto perché, tralasciando un attimino il municipio, avremo comunque molto molte altre strutture da buttare giù e questo risulta molto complicato. Dunque essenzialmente i lati positivi di questa disposizione sono questi: che è difficile fare tante stelle, è ottima per gli attacchi contro i domatori, perché li ho testato e è molto buona, soprattutto per le bombe che sono messe in posizione ottime. I domatori, se anche sfondassero le nostre difese, le truppe diciamo che non mirano alle difese farebbero comunque fatica ad entrare, e è buona soprattutto per il fatto del castello centrato al meglio. Andiamo indietro e vi faccio vedere la mia difesa. Scusate se mi sono avvicinato troppo al microfono, forse mi sentirete sullare. Base di guerra attiva, andiamo a dare un'occhiata alla mia difesa. War che forse non vi porterò negli episodi della My Clan Wars. Vediamo se mi hanno fatto altri attacchi. Me ne hanno fatto uno in cui mi hanno fatto due stelle. Difesa, sconfitta con una stella. Vedete che mi hanno fatto tre attacchi. No, scusate, difesa, quella lì era il mio attacco. Chiedo umilmente venia. E questo qui è il mio attacco. Mi hanno fatto solo un attacco, stavo scherzando. Mi sono confuso con la war precedente in cui mi hanno fatto tipo 3 o 4 attacchi, portando a casa massimo 2 stelle. Vedete che qui risulta diversa da quella che vi ho portato, che vi ho mostrato prima, ma sostanzialmente non cambia più di tanto. L'ho modificata appunto per renderla più efficace. Questo nostro avversario aveva arcieri al 6, 5 arcieri al 6, 8 spaccamura al 5, 16 maghi al 5, 3 pecca al 3, ripeto, 2 golem al 3, anche questi molto forti, a cui se ne è aggiunto uno nel castello del clan, se non sbaglio, ma non vorrei dire una stupidata, adesso non mi ricordo benissimo cosa aveva nel castello. Re Barbaro all'11, quindi questo qui non è basso come livello. Poi ha una pozione del salto, una pozione della furia, una cura e un fulmine. Diamo un'occhiata all'attacco. Vedete che sgancia due golem. Forse mi sono confuso, non aveva nel castello i golem. E sgancia i maghi. Il castello non esce ancora, perché naturalmente i golem devono prima entrare all'interno della struttura. Ora sgancia gli spaccamuro, che come potete ben notare vanno su queste mura qua, su queste mura qui della casetta del muratore, perché c'è dentro appunto la casetta del muratore che attira gli spaccamuro, e prima devono distruggere questa. Dunque spreca ben 4 spaccamuro in maniera praticamente insensata, perché vabbè,
usa gli altri due, finendo gli spaccamuro e non avendone più a disposizione, e riesce finalmente ad entrare. E uno spaccamuro non si salva, ed infine riesce scusate, a far uscire il castello. Ormai è tardi, naturalmente, perché qui con le due bombe giganti i maghi saltano in aria e poi il castello fa il suo sporco lavoro. Vedete che i maghi fanno un bel po' di danno alle truppe avversarie. Qui purtroppo ho usato un fulmine e purtroppo il re barbaro all'11 fa molto ma molto male. Come vedete però non gli è rimasta altra truppa. Ha questi maghi qua, ha i Pekka, che sono ancora uno full vita quasi e uno con vita scarsa. I golem sono morti tutti, rimangono solo i golemiti e è al 47%. E c'è molto ma molto ma molto da buttare giù, quindi lontanissimo dal 100%, questo mi sembra più che chiaro. Diciamo che non è stato né fortunato né sfortunato, questa difesa ha funzionato bene e si è dimostrata più che valida. Se potete, come potete vedere, ancora adesso fa fatica ad andare avanti, perché con i depositi che hanno tantissima vita, col Pekka che è lento e con i maghi che sono comunque bersagliati, fatica a terminare il suo attacco portando a casa un risultato ottimo. Tanto per farvi vedere l'idea di chi mi ha attaccato, Lucky Luke 999 è questo qua, il primo del loro clan, che non è una mezza sega, ma è in effetti messo abbastanza bene e sicuramente meglio di me. Dunque hanno fatto i primi attacchi tutti a quasi tutti quelli del mio clan, e me mi hanno lasciato per ultimo, evidentemente perché la mia disposizione spaventa assai. Ok ragazzi, da Tolafra è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato come funziona questa disposizione. Date un'occhiata anche al video precedente sulla Minecraft Wars per appunto imparare meglio e osservare meglio la mia disposizione in guerra, e ci vediamo alla prossima. Ciao!